Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Oggi voglio rispondere a una domanda davvero molto interessante, ovvero quali sono i fattori di rischio del mal di schiena? Allora, uno, andiamo a vedere cosa sono i fattori di rischio. Sono quelle cose, quei comportamenti che ti espongono, aumentano la probabilità di contrarre il mal di schiena durante la propria vita. Due, voglio rispondere a questa domanda perché ritengo che oggi ci sia davvero tanta confusione. C'è chi dice che ci sono un motivo, alcuni fattori di rischio piuttosto che altri. Ok, cerchiamo di capire oggi quali sono i quattro fattori di rischio principali e soprattutto che incidenza hanno, quanto più o meno in percentuale sono importanti. Allora, andiamoli a vedere. Uno, mettiamo la genetica. La genetica la metto al primo posto non perché sia quella più importante. Assolutamente no, la genetica ha una piccolissima incidenza, più o meno del 10% circa. Quindi, se ti faccio un esempio, se tuo padre e tuo nonno hanno mal di schiena, non vuole assolutamente dire che tu avrai mal di schiena. Assolutamente no. Nel patrimonio genetico c'è qualche gene, tipo una spia, che è lì presente, ma non è detto che si accenda. Dipenderà poi da te e dagli altri fattori che vedremo. Okay, quindi genetica, poi due, i comportamenti posturali, cioè quello che fai, la postura che tieni durante il giorno, se stai spesso seduto, stai spesso in piedi, stai spesso, come posso dire, stai spesso piegato in avanti, steso indietro, dipende. Questo ha un'incidenza abbastanza alta ed è direttamente correlata al terzo fattore di rischio, che è lo stile di vita. Stile di vita ovviamente sono il fumo, l'alcol, comportamenti, quindi anche qui possiamo dire tra virgolette comportamenti posturali, ovvero gli atteggiamenti che hai sul lavoro, quindi in piedi, seduto, poi anche lavorativamente, scusa, sportivamente, dal punto di vista sportivo, come fai, che cosa fai, che sport fai, fai uno sport dove ci sono dei micro traumatismi ripetuti, esempio nell'equitazione, stare sul cavallo, comunque, o il motocross, prendere le buche va a sollecitare la colonna vertebrale. Fare questo per 5, 10, 15, 30 anni ovviamente ha una certa incidenza rispetto, che ne so, a giocare a ping pong. Ok? Quindi queste due posturali e stili di vita hanno davvero un'incidenza molto alta. Del 70% più o meno, importantissimo. Poi ultimo è il fattore psicologico. Fattore psicologico, quindi i pensieri che hai se vivi una situazione di sofferenza mentale per qualche motivo, perché magari credi di vivere in una vita che non è la tua o cose di questo genere. Ok, a questo punto, quindi abbiamo detto psicologico, posturale, stile di vita genetico. In base alla mia esperienza, gli autori diciamo che hanno pareri contrastanti. In base alla mia esperienza, avendo sofferto per tanti, tantissimi, veramente quasi 6 anni di mal di schiena in modo costante in passato, ti posso dire che a mio modesto parere il fattore psicologico è quello più importante. Ancora più di quello posturale dello stile di vita, che abbiamo detto che tendenzialmente, secondo gli autori, ha un'importanza molto alta. Dal mio personale punto di vista, almeno per quello che è la mia esperienza, il fattore psicologico gioca veramente un ruolo fondamentale. Poi c'è tutto quello che riguarda la postura, lo stile di vita e infine siamo d'accordo, la genetica la teniamo all'ultimo posto. Ok? Quindi questo quello che volevo dire oggi con te, ci tenevo veramente a fare questo video, spero ti possa essere utile. Se hai domande, scrivile pure nei commenti, sarò veramente felice di risponderti. Poi, se hai mal di schiena costante da anni, non sai veramente più che cosa fare, il mio invito è di provare le lezioni gratuite del metodo Salvaschiena. È un metodo che io con il coach Umberto Miletto ho codificato, dove andiamo a casa tua, non hai bisogno di attrezzi, sono video lezioni di 15 minuti, ti guido in un percorso per riuscire a risolvere o perlomeno migliorare il tuo mal di schiena. Qua sotto comunque te lo provi gratuitamente e poi valuti tu, ok?
Noi ci vediamo prossimamente sul mio canale YouTube. Ciao da Mattia!